Buongiorno e benvenuti in un nuovo video di Minecraft. Quest'oggi video abbastanza importante perché in molti di voi mi avete chiesto come si installa un mondo di Minecraft, un qualsiasi mondo di Minecraft. Infatti, tempo fa avevo fatto dei video dove vi mostravo come scaricare alcuni mondi di Minecraft, nei quali vi avevo chiesto di farmi delle domande se ne aveste avuto il bisogno. E tante volte vedo che avete dei problemi nell'installare i mondi di Minecraft, nelle cartelle, queste cose qua. Quindi oggi andremo a installare da zero un qualsiasi mondo di Minecraft. Per comodità andrò a prendere direttamente il video che ho fatto qualche anno fa sulla Candycraft, che vi lascio in descrizione. Ho anche aggiornato il link del mondo per chi interessasse, quindi andiamo, ad esempio, io userò questo. Andiamo a scaricare il mondo e lo salviamo sul desktop. Una volta scaricato il mondo, tenetevelo sul desktop, così ci avrete a portata di mano la cartella del file e digitate percentuale app %%. Date invio. Entrate nella cartella .minecraft, che è la cartella dove sono contenuti tutti i file di Minecraft. Poi entrate nella cartella saves, che è quella che contiene tutti i salvataggi e i mondi che avete sul vostro computer. Per entrare in quella cartella potete utilizzare anche semplicemente direttamente Minecraft. Basta che create un mondo in single player qualsiasi, fate edit, andate in open world folder e qui si aprirà direttamente la cartella del mondo. Se voi tornate indietro, vi porterà direttamente alla cartella Saves. Basta che prendete la cartella del mondo di Minecraft, la inserite, la estraete con tasto destro, estrae tutto. Una volta effettuato questo procedimento, vi troverete con uno zip e la cartella normale del mondo. Se doveste contenere una cartella all'interno di una cartella con lo stesso nome, come in questo caso ho la cartella Candycraft con dentro un'altra cartella uguale, basta che fate. Premete tasto sinistro, CTRL più X, tornate indietro, CTRL più V. Come vedete adesso la cartella è qui e se entrate si trovano tutte le cose del mondo. Potete eliminare il vecchio file zip e non è necessario nemmeno riavviare Minecraft, basta che fate cancel, fate back, tornate in single player e spunterà di nuovo il vostro mondo di Minecraft che avete scaricato. Potete ovviamente premere play e giocare, tutto qua. Ed eccoci dentro il mondo di Kendall. Io ho preso il mondo di Kendall perché era l'unico mondo che avevo a disposizione in questo momento, ma potete benissimo utilizzare qualsiasi mondo di Minecraft che volete. Questo procedimento è uguale per ogni mondo di Minecraft, non importa se sono delle mappe o un mondo survival. E detto questo, divertitevi a giocare nel mondo che avete scaricato e fatemi sapere con un commento se c'è qualcosa che non avete capito. Io vi risponderò il prima possibile. Detto questo, noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!